Ciao, benvenuti in questo tutorial di yoga. Rilassatevi e iscrivetevi al canale. Oggi vi mostrerò quattro posizioni di yoga. Vi chiedo scusa se leggerò alcune indicazioni, ma anche per me lo yoga è una novità. Sto praticando questa disciplina da poco, sono circa 8 anni, e in questo breve periodo di tempo ho imparato che non è sufficiente eseguire le posizioni, quindi stendere le gambe, sollevare il busto, ruotare il braccio, eccetera. Ma è fondamentale la respirazione. Perciò, quando praticate lo yoga, assicuratevi di respirare, mi raccomando. La prima posizione è la seguente, Sarvangasana. Allora. Ah no, io non posso farla. Se voi a casa avete Giusy, Giuseppina, Pina, Pinuccia, potete. Io no, perché si parte in posizione supina, quindi... Procediamo allora con questa posizione. La Paschimottanasana. C'è già difficile pronunciarla. Forse riusciamo a fare questa, la Kakasana. Grazie a questa posizione si andranno a potenziare addominali, braccia e polsi, oltre a favorire un grande apporto di ossigeno al cervello, quindi praticatela tutti che magari... Allora, si parte in ginocchio con i piedi puntati a terra. Mento sollevato e sguardo dritto, si mettono a terra le mani tenendole allineate con le spalle. Mi raccomando, sguardo dritto. Si sollevano le ginocchia, ci si sporge in avanti, staccando i piedi da terra. Vediamo allora l'ultima... Vediamo allora l'ultima posizione. La Matsyendrasana. È una delle più semplici da eseguire. Grazie a questa posizione andremo a rafforzare i muscoli della colonna vertebrale. Quindi ci sediamo a terra con le gambe distese. Pieghiamo il ginocchio destro portando il piede al lato esterno della coscia sinistra, poi tenendola a terra la gamba sinistra la pieghiamo portando il piede sinistro al gluteo destro. Quindi ruotiamo il busto verso destra, solleviamo il braccio e ruotiamo più che possiamo. Quindi spingiamoci verso la nostra... Questa era l'ultima posizione, spero che questo tutorial vi sia servito. Vi ricordo che lo yoga è benessere, è relax, è una combinazione di fattori che portano ad uno status di equilibrio sia fisico che psicologico. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial in cui già sappiamo cosa farò. Namaste. Ale.